È ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali risponderanno la Ministra dell'Interno e il Ministro della Politica Agricola, Alimentare e Forestali. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 32315, dei deputati Fiano ed altri, concernente iniziative volte a contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati, anche alla luce della vicenda della giovane pakistana Saman Abbas. La deputata Antonella Incerti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Un minuto. Grazie Presidente, signora Ministra, da notizie a mezzo stampa sembrerebbe che la giovane pakistana Saman Abbas, di appena 18 anni, scomparsa da più di un mese nelle campagne reggiane dopo essersi rifiutata di sposare in matrimonio forzato un connazionale in patria, sarebbe stata drammaticamente uccisa dallo zio e da due cugini con la complicità dei genitori. Sappiamo che non è un caso isolato, ma ci sono migliaia di casi di matrimoni combinati all'interno di comunità straniere che finiscono per essere forzati. Qualora questa drammatica ipotesi al vaglio degli inquirenti venisse confermata, saremmo di fronte all'ennesimo episodio di intollerabile violenza legato a questa pratica. In attesa che le indagini definiscono in modo inequivocabile questa vicenda, ribadendo con forza che nel nostro Paese non sarà mai ammissibile che possano applicarsi leggi parallele e sanguinarie in contrasto con la legge dello Stato, che si possono obbligare le donne a matrimoni forzati o comunque a qualsiasi condizione femminile di minorità, chiediamo, signora Ministra, quali provvedimenti urgenti il Governo intenda prendere per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e ciò che tragicamente ne consegue per quelle donne che si rifiutano di accettare questa pratica, e cioè il loro femminicidio. Grazie. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Spunto dal tragico fatto di cronaca che ha riguardato la giovane cittadina pakistana Saman Abbas, richiamano l'attenzione sul fenomeno dei matrimoni forzati, che pare costituisca lo sfondo della suddetta vicenda, chiedendo quali iniziative il governo intenda assumere per contrastare tale odiosa forma di violenza. Premetto che l'antidoto più efficace è sicuramente costituito da un'estesa azione di rete capace di coinvolgere gli attori istituzionali nelle loro diverse competenze e il mondo dell'associazionismo per una diffusa opera di prevenzione e di sensibilizzazione culturale del rispetto e della parità di genere da realizzare in ogni ambito della vita. L'Italia nel corso degli anni ha compiuto notevoli passi in avanti nel dotarsi di un'adeguata cornice normativa per rafforzare la tutela dei diritti della donna. In questo senso è da ricordare sul piano internazionale la ratifica nel 2013 da parte del nostro Paese della Convenzione di Istanbul del 2011 contro la violenza di genere, mentre a livello interno abbiamo posto in essere una serie di misure normative orientate alla promozione attiva delle parità di genere e alla repressione della violenza sulle donne. Uno dei più recenti interventi è rappresentato dal cosiddetto Codice Rosso, che ha ampliato le tutele per le vittime, introducendo nuove fattispecie criminose, tra le quali l'articolo 558 bis del codice penale, che punisce la costruzione, la costrizione e l'induzione al matrimonio, circondando tale condotta da una rete di circostanze aggravanti. Sul piano operativo, ricordo l'impegno delle forze di polizia in diverse campagne di sensibilizzazione e informazione destinate anche al mondo della scuola, perché è essenziale che la cultura del rispetto diventi parte del processo di crescita e maturazione civica dei giovani. Ricordo anche che le forze di polizia utilizzano avanzate prassi operative in virtù delle quali grande attenzione è posta nella valutazione delle situazioni di particolare vulnerabilità delle vittime originate in contesti familiari condizionati da difficoltà di ordine economico, sociale o da retaggi culturali. Sotto quest'ultimo profilo bisogna affermare che in nessun modo le differenze culturali possono esimere da una piena adesione ai principi di fondo sui quali si basa la nostra società, come l'eguaglianza di genere e il rispetto della dignità umana, che permea di sé il quadro dei valori costituzionali. Nella forte convinzione che il traguardo della parità di genere è cruciale per il futuro di tutte le società democratiche, richieda uno sforzo costante in un'ottica di perfezionamento continuo, assicuro che il Governo è al lavoro su interventi volti a migliorare la sicurezza delle donne e a condividere in seno al tavolo per le relazioni
relazioni con l'Islam italiano i necessari percorsi per una maggiore integrazione. Infine informo che il Ministro per le Pari Opportunità sta curando la predisposizione del nuovo Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, nell'ambito del quale un'attenzione specifica sarà dedicata proprio al tema dei matrimoni forzati. Stranieri anche al fine di facilitarne l'accesso alla campagna vaccinale anti-Covid. Il deputato Maggio ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Un minuto. Grazie Presidente. Ministra, in base ai dati del dossier elaborato dai promotori della campagna Aerostraniero, dati diffusi il 1° giugno scorso, a un anno dall'apertura della finestra per accedere alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, delle 220.000 persone che hanno fatto richiesta, solo 11.000, il 5%, ha ottenuto un permesso di soggiorno, mentre circa 20.000 sono i permessi in via di rilascio. Il ritardo enorme con cui si sta procedendo all'esame delle domande di emersione si traduce nell'impossibilità di fatto per decine di migliaia di persone di accedere ai servizi, alle prestazioni sociali, alle tutele e ai diritti previsti per chi lavora nel nostro Paese. Sono a chiedere quindi quale iniziativa di competenza intenda adottare per assicurare che l'esame delle oltre 200.000 domande di regolarizzazione presentate venga finalizzato in tempi brevi, anche alla luce della difficoltà per questi lavoratori, nonostante sia previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, di accedere alla campagna vaccinale. La Ministra dell'Interno, Luciana Morgese, ha facoltà di rispondere. Prego. L'onorevole interrogante fa riferimento alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari prevista dal decreto legge numero 34 del cosiddetto decreto rilancio, chiedendo iniziative per velocizzare le relative istanze. Deve essere preliminarmente evidenziato che le procedure di emersione hanno incontrato varie difficoltà, la prima delle quali è rappresentata dalla complessità della gara europea, conclusasi soltanto a dicembre dello scorso anno e protrattasi fino a metà gennaio per la presentazione delle domande. Altre difficoltà hanno inciso sulla veloce trattazione delle istanze, tra le quali quella dovuta agli adempimenti procedurali che investono più amministrazioni, prefettura, questura, ispettorato del lavoro, INPS, all'impossibilità tecnica di gestire la procedura esclusivamente in via telematica ed infine alla pandemia che ha limitato la funzionalità delle strutture periferiche il cui personale ha dovuto ridurre gli appuntamenti con gli utenti. Il decreto rilancio ha introdotto due distinti procedimenti amministrativi da attivarsi rispettivamente presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e presso le questure. Riguardo alle procedure di regolarizzazione degli sportelli unici per l'immigrazione, segnalo che al 1° giugno risultano aver preso servizio complessivamente 721 lavoratori interinali sugli 800 previsti, mentre i restanti 80 andranno assegnati alle sedi di destinazione non appena saranno perfezionate le procedure di reclutamento a cura della società di somministrazione del lavoro. In particolare alle prefetture di Milano e di Roma, che effettivamente presentano i maggiori carichi di lavoro, sono stati rispettivamente assegnati 25 e 22 lavoratori a partire dallo scorso 22 di marzo. Sulla tempistica di assegnazione hanno influito le numerosissime rinunce o dimissioni da parte dei lavoratori selezionati che hanno comportato la necessità di scorrimento della graduatoria ai fini di individuazione delle altre unità disponibili. In relazione all'esito favorevole dell'attività istruttoria svolta dagli sportelli unici per l'immigrazione, ad oggi sono pervenute alle questure per il rilascio del permesso di soggiorno 24.825 istanze, a fronte delle quali sono stati rilasciati circa 8.000 titoli di soggiorno. Invece, in relazione alla procedura meno complessa da avviare direttamente presso le questure da parte dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, informo che rispetto alle 11.830 istanze presentate risultano rilasciati 9.735 titoli di soggiorno. Le questure inoltre hanno dovuto far fronte a ingenti carichi di lavoro connessi al rilascio del permesso di soggiorno, per i quali pure è stato necessario munirsi con apposita gara di personale interinale.
A partire dal 14 di giugno saranno distribuiti sul territorio nazionale 408 lavoratori interinali per la trattazione delle istanze di rilascio dei cennati titoli. Al momento sono già operativi 130 mediatori culturali di supporto della trattazione delle istanze. Passiamo all'interrogazione numero 3-23-17 del deputato Fratoianni, concernente intendimenti in ordine a una revisione delle politiche di accoglienza dei migranti, con particolare riferimento alle procedure di riammissione conseguenti ad accordi bilaterali alle condizioni dei centri per il rimpatrio. Il deputato Fratoianni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Un minuto, prego. Grazie signor Presidente. Signora Ministra, il 23 maggio del 2021 al porto di Bari è stato negato l'accesso alla procedura per la protezione internazionale a cittadini turchi di etnia curda, nonostante avessero esplicitamente fatto richiesta in tal senso. Questi cittadini sono stati privati dei loro effetti personali, non è stata a loro fornita alcuna assistenza sul piano legale, né un mediatore, sono stati riammessi in Grecia a bordo di un traghetto, hanno viaggiato senza acqua né cibo in un piccolo vano di carico e pare che abbiano subito abusi durante le procedure di riammissione. Riammissione che è avvenuta, e questo è molto importante, in modo del tutto informale, senza che a loro fosse consegnato alcun provvedimento, dunque privati della possibilità di fare ricorso, come prevedono le norme. In Grecia sarebbero stati trattenuti a lungo in luoghi fatiscenti senza che l'UNHCR potesse avere notizie dalle nostre autorità. E tutto ciò nonostante la condanna nei confronti dell'Italia nel caso Sharifi contro Italia e Grecia, proprio sul tema dei respingimenti e delle riammissioni informali. Adesso tutto questo avviene in un contesto, quello del nostro Paese, in cui i cittadini stranieri sono spesso privati della loro libertà, con scelte e meccanismi discutibili, anche per ciò che riguarda il percorso della cosiddetta accoglienza, penso ai CPR, strutture che andrebbero definitivamente superate. Dunque sono qui a chiedere se non si intenda porre fine alle riammissioni alle frontiere interne e adriatiche, attuate sulla base di accordi bilaterali discutibili, e se non si intenda rivedere, al fine di superarli, le strutture come i CPR. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. L'onorevole interrogante pone l'attenzione su due recenti casi avvenuti a Bari e a Torino che hanno riguardato migranti entrati regolarmente in Italia lamentando il trattamento riservato a tali stranieri. Riguardo all'episodio di Bari, informo che nel corso di un rituale controllo di frontiera erano state individuate 7 persone, tutte di nazionalità turca, nascoste all'interno di un furgone appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. Nell'immediatezza dell'intervento venivano dapprima aiutate ad uscire dall'angusta posizione in cui erano stati trovati e poi soccorse e rifocillate. Nessuno dei 7 cittadini turchi che si esprimeva in lingua inglese ha espresso intenzione di presentare domanda di protezione internazionale, avendo invece dichiarato il loro proposito di raggiungere successivamente la Germania e la Svizzera. Mentre 6 dei cittadini turchi venivano immediatamente riaffidati al vettore greco per la riammissione in quel paese, per uno colpito da malore si è reso necessario il ricovero in ospedale. Soltanto quest'ultimo poi ha effettivamente formalizzato la richiesta di protezione internazionale. Il quadro conoscitivo consente quindi di affermare l'insussistenza di presunti comportamenti arbitrari delle forze di polizia, con particolare riferimento all'abusiva negazione della possibilità di accedere a forme di protezione internazionale. Aggiungo che il conducente del furgone di nazionalità rumena è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con riguardo all'istituto delle riammissioni, ricordo che nell'episodio di Bari ha trovato applicazione l'accordo di riammissione italo-greco che, in analogia ad altri accordi di riammissione stipulato con i paesi Schengen dall'Italia, mira a contrastare i cosiddetti movimenti secondari che interessano una frontiera interna, ove non può essere adottato un provvedimento di respingimento che, come è noto, presuppone invece una frontiera esterna. Evidenzio che anche che la Commissione europea auspica la sottoscrizione di detti accordi quale misura compensativa rispetto al potenziale deficit di sicurezza connesso all'assenza di controlli sistematici alle frontiere interne, come anche ribadito nella sua raccomandazione del 12 maggio 2017 relativa ai controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen. Per quanto concerne invece il suicidio del giovane Musa Balde, vittima di
un'aggressione fisica qualche giorno prima a Ventimiglia e soccorso dall'ospedale di Bordighera, informo che nei confronti del giovane della Guinea risultavano precedenti penali anche per lesioni personali e detenzione abusiva di armi e che a suo carico era già stato emesso un provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Imperia. In ragione di tali precedenti, il giovane dall'ospedale veniva trasferito al CPR di Torino, all'interno del quale veniva sottoposto a colloquio conoscitivo dalla psicologa in servizio presso quel centro, anche alla presenza del supporto legale. In tale occasione il cittadino straniero si mostrava collaborativo e non evidenziava forme di fragilità né intenti autolesionistici, riferendo peraltro che le ferite riscontrate non erano riconducibili all'aggressione ricevuta, bensì ad una caduta accidentale. Anche la sua sistemazione come unico occupante di uno specifico reparto del centro ha corrisposto ad una precauzione di carattere medico in considerazione di una possibile patologia dermatologica contagiosa, esclusa poi dai successivi accertamenti clinici. Anche in tale dolorosa circostanza, lo svolgimento dei fatti porta ad escludere la sussistenza di negligenze che abbiano potuto concorrere a determinare il grave evento. Riguardo infine al miglioramento delle condizioni di vita all'interno dei CPR, sottolineo che sono stati disposti ingenti interventi presso i CPR di Bari, Milano, Roma e anche della stessa Torino, allo scopo di migliorarne l'efficienza, la capacità e la qualità ricettiva, gravemente compromessa da atti di vandalismo posti in essere dagli stessi ospiti, tenendo anche conto dell'esigenza di distanziamento connessa alla pandemia. Passiamo all'interrogazione numero 32318 dei deputati Lollobrigida ed altri, riguardante elementi e prospettive circa i negoziati in sede europea concernenti le proposte normative relative al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La deputata Luca Selli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Un minuto. Grazie Presidente. Ministro, sappiamo che la Commissione europea ha indicato il secondo trimestre del 2021 come orizzonte temporale per l'adozione dei nuovi regolamenti sulla gestione della migrazione. Sappiamo anche che i lavori della Commissione sono in una fase di stallo, così come sappiamo già chiaramente che Francia e Germania sono contrarie ai ricollocamenti obbligatori. Eppure in Italia bisogna dare una risposta veloce, celere, per gli sbarchi che assediano le nostre coste. E allora le chiediamo quale sia il risultato ad oggi raggiunti di quei negoziati in sede di Consiglio, perché riteniamo che questo ora è un problema che va affrontato, e va affrontato non sull'onda della ideologia falso buonista, ma va affrontata per una volta per tutte nel merito. Grazie. La Ministra dell'Interno, Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Il nuovo patto per la migrazione e l'asilo è un ambizioso complesso di misure, non solo legislative, che secondo le intenzioni della Commissione dovrebbe instaurare un quadro europeo duraturo e sostenibile di gestione delle politiche migratorie e dell'asilo. Ritengo che l'attuale formulazione delle proposte della Commissione non possa considerarsi soddisfacente per l'Italia. Come ho già avuto modo di chiarire, noi insistiamo per il riconoscimento della specificità della gestione delle frontiere marittime con sistemi di relocation dei migranti salvati in mare nel corso di operazioni di ricerca e soccorso, cosiddette SAR, così come prevedeva il meccanismo a suo tempo condiviso nel 2019 a Malta. La considerazione delle misure contenute nel nuovo patto secondo una logica di pacchetto, cioè basate su un giudizio onnicomprensivo e interconnesso delle singole proposte normative che lo compongono, ferma restando la possibilità di progredire nel percorso comune su specifici aspetti a carattere più operativo per la gestione sul terreno del fenomeno migratorio. L'affermazione di un altro principio fondamentale tra responsabilità nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione e solidarietà tra i Paesi membri. Soprattutto in vista di quest'ultima priorità siamo impegnati allo scopo di riattivare quanto prima i risultati
risultati ottenuti prima del Covid, con la ricollocazione in alcuni paesi che hanno partecipato volontariamente alla redistribuzione dei migranti, e su questo aspetto mi sono già confrontata a Parigi col ministro dell'Interno Darmanin e incontrerò anche il mio omologo tedesco Seehofer per un punto di situazione. Ieri proprio in sede di Consiglio Giustizia e Affari Interni in Lussemburgo ho ribadito le nostre posizioni, insistendo sulla necessità che per ridurre la pressione migratoria ai confini esterni europei e conseguentemente anche ai movimenti secondari all'interno dell'Europa e dell'Unione Europea si debbano intensificare tutti i nostri sforzi a livello politico affinché le istituzioni dell'Unione Europea pongano subito mano a robusti accordi di partenariato strategico con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori, a partire dalla Libia, dalla Tunisia, per consolidare i processi di stabilizzazione in atto per contribuire al loro sviluppo economico. Ho altresì posto in evidenza che per i paesi mediterranei riuniti nel gruppo Med-5 è fondamentale che la trattativa sul nuovo patto immigrazione e asilo segua contemporaneamente un doppio binario, i temi legati alla responsabilità e quelli concernenti la solidarietà tra Stati membri, con la previsione di un equo meccanismo di redistribuzione dei migranti in Europa. Nel complesso, il negoziato in corso è quanto mai delicato sul piano politico e articolato sul piano tecnico, ed è quindi ovvio che da tali fattori dipendano i tempi di attuazione della tabella di marcia di attuazione del patto. Assicuro comunque che il Governo sta utilizzando gli strumenti più appropriati, sia a livello europeo sia sul piano bilaterale, per indirizzare il negoziato verso un esito soddisfacente per gli Stati membri mediterranei più esposti ai flussi. Passiamo all'interrogazione numero 3-23-19 della deputata Ruffino, concernente iniziative volte a risolvere la carenza di segretari comunali con particolare riguardo ai piccoli comuni. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Un minuto. Signor Presidente e signora Ministra, io poniamo la questione sul crescente fabbisogno dei segretari comunali. Le procedure concorsuali soddisferanno in minima parte il fabbisogno delle sedi oggi vacanti su tutto il territorio nazionale, peraltro direi molto ampio, e soltanto il 40% degli enti locali risulta oggi dotato di un segretario comunale, e nei piccoli comuni le sedi vacanti sono più di 1.400. A fronte di una tendenza che purtroppo con i pensionamenti vede il numero dei segretari comunali ridursi di circa 700 unità. Brevemente ricordo anche la durata massima dell'incarico sostitutivo conferito ai funzionari. È prevista in soli 12 mesi, signora Ministra, ad esempio potremmo estenderla all'intera durata del mandato del sindaco. La carenza condiziona la stessa capacità degli enti di ottemperare ai programmi di sviluppo nazionale, importantissimi oggi, stabiliti a livello centrale, e sostanzialmente rallenta anche le facoltà gestionali dei comuni. Chiedo quindi, signora Ministra, di sapere quali intenzioni intenda adottare al fine di risolvere la carenza dei segretari comunali, e la ringrazio. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Va premesso che la figura del segretario comunale e provinciale è articolata in tre diverse fasce professionali A, B e C, distinte in relazione all'entità demografica degli enti locali. Allo Stato risulta una carenza di organico più accentuata nella fascia iniziale, la fascia C, acuita dall'emergenza Covid-19, che ha determinato, come è noto, la sospensione delle procedure di reclutamento all'interno della pubblica amministrazione. Gli iscritti in tale fascia sono destinati allo svolgimento delle funzioni nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Meno marcate sono invece le carenze nelle altre due fasce, corrispondenti ai comuni di media e grandi dimensioni. In merito alle procedure di reclutamento, nel dicembre 2019 è stato indetto il sesto corso concorso di accesso alla carriera, finalizzato all'iscrizione all'albo dei segretari comunali di 224 nuove unità, la cui conclusione
decisione è prevista entro la fine di questo mese. Nel prossimo mese di settembre è già previsto l'inizio del conseguente corso di formazione destinato ai 291 borsisti, comprensivi anche di 67 idonei del concorso in questione da 224 unità. Il corso terminerà nel mese di aprile 2022 e si procederà all'immediata iscrizione all'albo dei 224 vincitori. È previsto inoltre il reclutamento di ulteriori 172 segretari comunali per una sessione aggiuntiva del predetto sesto corso concorso, comprendenti gli idonei del concorso nonché gli idonei della terza, quarta e quinta procedura assunzionale. L'inizio di questo ulteriore corso per segretari comunali, che comprenderà in tutto 223 borsisti, è previsto per il prossimo mese di ottobre, non appena saranno perfezionate le necessarie procedure autorizzatorie. Aggiungo che è stato già autorizzato l'avvio di una nuova selezione relativa al settimo corso concorso, finalizzata all'assunzione di ulteriori 171 segretari comunali ed è via di predisposizione il relativo bando. Un ulteriore intervento per far fronte alla carenza dei segretari comunali è rappresentato dal potenziamento della figura del vice segretario comunale. Infatti, per il triennio 2020-2022 i comuni di minore dimensione demografica possono affidare le funzioni di segretario comunale alla figura del vice segretario per un periodo massimo di 12 mesi complessivi. I vice segretari devono possedere alcuni requisiti e sono tenuti ad assolvere uno specifico obbligo formativo. Sono state recentemente approvate ulteriori sessioni di recupero dei corsi di formazione per i vice segretari da tenersi l'una nel mese di giugno, l'altra nel mese alla fine di quest'anno. Per garantire a tutti i vice segretari che non avessero ottemperato all'obbligo formativo la possibilità di continuare a esercitare la propria attività. Sempre nell'intento di sopperire alla carenza dei segretari comunali, soprattutto, come dicevo prima, nella fase iniziale, lo scorso 28 aprile 2021 ho adottato un decreto che rende più flessibile la possibilità per i segretari comunali di stipulare convenzioni con i comuni, superando a date condizioni il preesistente limite di 5 enti, previa una specifica autorizzazione dell'amministrazione dell'interno, che effettuerà anche un monitoraggio periodico sull'utilizzo di tale norma derogatoria, proprio per esaminare eventuali criticità che possono insorgere nella fase applicativa. Resta fermo che tale attività potrà essere svolta in favore di tutti i comuni che sono convenzionati.